tempesta diabolica. Voglio dirti che a ogni problema, a ogni difficoltà, a ogni pensiero cattivo, a ogni malattia, a ogni qualsiasi cosa ti può succedere nella vita, dietro c'è un progetto che va oltre al problema stesso. Tu devi conoscere ciò che muove le tempeste nella tua vita. Perché se tu hai dalla tua parte colui che stasera può dire alla tua tempesta calmati, stai tranquillo, cuore calmati stasera, se tu conosci chi può sgridare la tua tempesta stasera, è fatta, non c'è bisogno di avere paura e preoccupazione, devi stare tranquillo, devi recitare il Salmo 4 al versetto 8 che dice in pace mi coricherò e in pace dormirò, perché tu sei la mia sicurezza, io sto dalla parte giusta, sto dalla parte di colui che sgrida le tempeste. Non possiamo essere una chiesa che vince se non sappiamo su cosa vincere. E non vi illudete, fratelli, il fatto che noi preghiamo per voi, Dio non può fare i miracoli se tu non vivi la tua vita da cristiano secondo i principi della parola di Dio. La tua fede deve essere messa in gioco, altrimenti Dio non risponde. E allora se noi andiamo a vedere, fratelli e sorelle, ciò che sta manipolando il diavolo in questi ultimi tempi per quanto riguarda la Chiesa, sono tempeste che non sono normali. C'è uno spirito nel mondo che sta allontanando i figli di Dio dalla verità. Ci sono famiglie con tempeste irreali, che sembrano tempeste impossibili, che qualcosa del genere potesse capitare in delle famiglie per bene. Eppure sta succedendo questo. Non si era mai sentito dire di tanti divorzi, di tante divisioni, di tanti figli che lasciano le case. Non si era mai sentito anche nel mondo evangelico. Tempeste fuori dal comune, problemi fuori dal comune. Ogni famiglia c'ha una tragedia. È tempo, fratelli, che la Chiesa torni alla parola, torni alla preghiera, torni all'adorazione. È Chiesa che è tempo che i nostri cuori, che apparteniamo a Dio, torniamo alla verità della parola di Dio. Dobbiamo tornare da dove siamo caduti e allora sì, Dio griderà le nostre tempeste. Se vuoi sentire la voce di Gesù che grida la tua tempesta, tu sai cosa fare.